Ciao amici e amiche di Street Sport Sardinia, qui oggi con me abbiamo Lorenzo Cossu. Siamo nel cartodromo Skindor di Monastir, in provincia di Cagliari, ed è qua che da quando ho 9 anni mi alleno tutto l'anno. Facciamo un viaggio. Quando nasce la tua passione per i motori? Nasce da piccolissimo, dato che comunque me l'ha trasmessa mio padre. Poi, diciamo, una piccola fiamma c'è stata quando mi ha regalato un go-kart a pedali. E lì ho iniziato un po' a capire meglio il mondo delle quattro ruote in generale. Mi interessavo sempre di più. Poi ho avuto il mio primo kart a motore. La mia, diciamo, che è una strada un po' più insolita rispetto a chi fa carriera nel mondo del go-kart o nel mondo delle auto, dato che quando ho iniziato io, quindi intorno ai 9 anni, piloti come me iniziano nei kart in pista, su asfalto, quindi con dei kart più potenti, e proseguono salendo di categorie in maniera graduale. Io, diciamo, che ho fatto qualche salto un po' più lungo, nel senso che sono partito da qui. Ho esordito in un campionato amatoriale due tempi a 12-13 anni. Successivamente mi sono ritrovato nei kart da competizione nel 2019, quindi avevo 14-15 anni. C'è stato l'anno del Covid, sono fermato un anno e mezzo per poi esordire sulle monoposto. C'è stato uno step in avanti notevole che non ci aspettavamo, era stata una cosa piuttosto inaspettata. Per poter partecipare a un campionato non di go-kart, bensì di monoposto. Tu corri su una monoposto con un team, sì, non sardo. No, esatto, io corro in un team di Bergamo, Strato Racing, ed è un team che corre in un campionato svolto praticamente fuori dalla Sardegna. E qui è dove siamo adesso. Abbiamo i go-kart, sì. Abbiamo la monoposto, un periodo di pausa. Ma gli occhi puntati verso settembre. Esatto, gli occhi puntati verso il 10-11 settembre, che è il weekend della quarta gara del campionato Formula X, che si svolgerà a Varano de Melegari in provincia di Parma, che tra l'altro è la prima pista su cui ho esordito con le monoposto, una sorta di ritorno. E quindi si rientra lì con l'obiettivo di provare a vincere, comunque di fare il miglior risultato possibile. E sul 2022? Sul 2022 abbiamo delle possibilità di salire di categoria, non ancora decise, non ancora chiarite, ma sarà una sorpresa, sarà un anno di scelte. Chiudiamo invece con il tuo sogno e il tuo scopo. Sì, il mio sogno chiaramente è la Formula 1. Mi auguro nei prossimi anni di riuscire ad avvicinarmi alla classe regina, diciamo. Amici e amiche di Street Sport Sardinia, ci vediamo in pista.